Bentornati avventurieri. Dopo essersi riposati e tornati ad Eldren per sistemare gli equipaggiamenti e le provviste, decidono di attraversare il portale. Adesso non sono più nel Taldor, ma la tormenta non rende facile camminare e il capire dove sono. Ma la fortuna può essere provvidenziale alle volte. Allora, è come se non ci fossimo mossi. Eh sì. Dicevo, allora, camminando all'interno della tormenta, vedete che si sta avvicinando una carovana di gente. Praticamente vengono, vi approcciate, vi avvicinate e vi dicono che sono di un villaggio vicino che stanno portando le provviste che hanno avuto uno scambio dalla terra dei mammut e le stanno portando al loro villaggio. Ad appena sente la cosa dei mammut, ehi, ma io vengo da quelle parti, quindi siamo vicino a casa, tanto vicino a casa. Allora si butta, si mette a seguire la carovana e entra dentro. Vuoi che fa? Ok. Ignorante. E vabbè, seguiamola. Anche Che voi vogliamo salite sulla fare? carovana. Sì, dai. Ok. Tirate di No, tiratevi destrezza. di percezione. Ah, meglio ancora. No, Oddio. percezione no. Ah! Là. Perché Incredibile. io no? Cos'è successo? The snow is made of snow, parte 2. Solamente che non è un fallimento critico. Percezione. Ah, la neve è un pochettino più grande, minchia, ma te meno te scherzi, ora. Vabbè, tanto con me comunque i fallimenti critici Minchia. non Se contano. io ho fatto il risultato più alto, siamo messi male. No, no, Quindi no, lo no. dico. Siamo andati tutti bene, tutti. Strano. Allora, Ok, dai. nella Buono. neve notate una sagoma che si sta avvicinando verso di voi. Praticamente è una mantide gigante. È arrivata, anche lei ha attraversato il Oh portale. no, una mantide, merda! Anche lei ha attraversato il portale del Taldor. Quindi si trova adesso nell'Irrisen, spaesata e col freddo chiaramente ha molta fame. A me fa non schifo di più. Ma non al tuo personaggio, spero. Vedete Caleb che diventa ancora più verde di quanto non sia in realtà. Tipo i Caleb mi senti più verde del solito. Che Sì. schifo, eh. Ok. Detettivo per 4 ore. Ok. E non si sa Eccolo. mai. Ok, tirate di iniziativa. Aspetta. Giusto per dare un pochettino onore al mio personaggio. Allora, non ho penalità attacchi contro, no, per adesso. Grande. Per ora no. Iniziativa, iniziativa. Ti è. Ok. Ah! Ok. Ho fatto un'iniziativa della Madonna, incredibilmente. Che sono? Scusate, devo risolvere qualche caricato. Tipo, design non risponde. Perfetto. Ok. Mi metto sulla mappa, così intanto prende. Vi posso fare l'iniziativa. Ok. Allora, aggiungo. No, ho sbagliato personaggio. Non è Lily. Sì, vabbè, la Mantide. mantide c'è. Ok. Minchia, sono prima della. Sono dopo la mantide, preoccupatevi. C'ho uno in iniziativa, capisci benissimo la mia situazione. Ok, allora, quindi tu c'è Minchia. uno. Tu sei veramente l'ultimo. No, non lo sapevo, Sherlock. Fa Caleb, troppo ridere sta cosa. Cos'è? 24. Cioè, Ada. minchia, sono una cazzo di pietra che riesce a muoversi le braccia. Che si deve aspettarti? Il termine tecnico è caffettiera. Sì, solamente che non emetto calore, Non purtroppo. ancora. Esatto, sì, no, vabbè. La Non caffettiera ancora. fredda. Almeno io i guerrieri full plate o paladini li ho sempre chiamati caffettiere. A posto. Perché effettivamente rende, Sì, secondo me. effettivamente. Allora, la scena è questa. La mantide ovviamente ha visto la carovana, ma non ha visto voi. Noi abbiamo visto la mantide e siamo scesi giù. Ada e Caleb scendono tranquillamente. Turion si butta la carovana e finisce nella neve, tipo pancino. No! Ma perché? Vabbè. Allora. Io Raga, buongiorno. tra l'altro mi sa che sì, mi sa che c'ho dei malus. Allora,
La prima ad agire è Credo. Ada. Però vedremo dopo. Allora, considera comunque non vi ha ancora inquadrato, quindi comunque è un round di sorpresa questa, quindi comunque agirete tutti prima della mantide. Allora, come sempre i cazzotti di Ada vanno tutti e due a segno. Aspetta, ah no, che non è critico. Grande. Allora, infligge 22, e chiaramente non considero il fuoco perché tanto non è andato a fuoco. Allora, 22 e 21 sono 43 danni. Ok. Bene, Complimenti. grazie. Adesso tocca a Caleb. Allora, Caleb è entomofobico, quindi la mantide è un parassita, vermin. Sì. E allora sì, c'ho un meno due. Madonna, che sono sti rumori? Che ha C'ho un meno predisposto due. dominanza al mondo. Eh? È arrivato anche Matteo. Ah. Grande, nel momento giusto. Tirami di iniziativa. Stonks. Subito. Diventa stonks. Come grande. Oh, grande. Where is the stonks? Oh, grande. Sei arrivato nel momento giusto. Tirami di iniziativa. Giusto, è giusto, scusami, eh. Voglio stonks e not stonks in questo momento. Ah, Gesù. Che mi fa entrare ufficialmente pure nella cosa, nella... Eh sì, ovviamente siamo contro una mantide gigante. Già. Una mantide di Una che? mantide Una religiosa mantide gigante. gigante. Ah, una mantide gigante, Sì. ok. No, ho capito, una mandria di giganti. Oh, saremmo fottuti Una altissimo. mandria, aiuto! Tutte le marmotte giganti. E qua inizia a sudare freddo con Oddio. le Ok, comunque, marmotte. Intanto vai, Caleb. per prima cosa attivo Arcane Strike che mi dà un più uno ai danni se colpisco, Ok. che è un Mi devo grosso, che è un confermare, non ho il grosso se. controllo del token. Non ho il token. A posto. Ma dai. Cioè, non mi fa cliccare sul token. Allora, Adesso? intanto. Ok, aspetta. Ok, no, adesso ho un token di cui ho il controllo. Non so perché ce ne Che sono succede? due. Vabbè, fai un po' tu. Infatti, che succede? Si è sdoppiato. Che succede? Comunque. Vabbè, provo a colpirla. C'ho un meno 2, però. Ok, vai. Se me lo fa fare. Ecco, ne ha tirati due. Vabbè, pardon. Prendo il primo. Contate il primo. Sì. Ok, colpisci. Quindi è un. Ok. Gli fai 5 danni. Ok. Quindi è un danno in più. Sono 5 danni. Ok. Quindi Thorin, la tua iniziativa? È la Madonna. No, ritira. O attacchi dopo Ada, è la scelta. Perché faccio dopo? Vabbè, faccio Beh, dopo. perché anche Ada ha 25 sostanzialmente. O ritiri o Mamma, attacchi chi ha dopo più Ada. destrezza? Penso che vai dopo Cioè, c'è Ada. il bonus tratto più uno. Vabbè, dai, ti metto dopo Ada. Poi considerate Sì, questo, che sì. comunque c'è Ada iniziativa. Ah, no, aspetta, era 20, 21. Cazzo, mi sono perso. Vabbè. No, ok, è giusto. Allora. Quindi, Thorin, tu cosa fai? Vabbè, immagino. Allora, Vedi, ti recupero tutto. piccolo riassunto, siamo entrati nel portale, abbiamo incontrato questa mantide Sì, gigante. siamo con una Sì. carovana insieme a una mantide gigante. Che sta attaccando la carovana, e noi. Ok, vabbè, abbiamo fatto riposi lunghi o cose strane? Sì, siamo tornati indietro, abbiamo recuperato la vita, abbiamo preso l'equipaggiamento nuovo da livello 4. Ok, va bene, allora io andrò di un Earth Blast semplice contro Ok. la Garamantide. Colpisci. Quindi sono 14 Ok. danni. Adesso Turion.
Ah, tocca a me finalmente. Sei l'ultimo, non Oh, sai come, tra poco stavo facendo la caffettiera, avevo ancora quella lì fredda, quindi aspettavo. Dai, si gioca all'azione, tiro martellata, ciao. giusto. Il compito base, il mio vicino, tiro martellata, Ma fine. sì, È un insetto, dai. va schiacciato, mi sembra giusto. E Poi mi devo pulire il martello, schifo. ricordiamoci. A posto. Ah, ok, colpisci. Tranquillo. Non faccio un cazzo di danno, ma Sì, colpisco. praticamente la martellata. È l'ultima martellata, quindi vediamo, facciamo un pochino di effetto, tipo che tu esci dalla neve. Occhio alla talpa che È dalla martellata alla No, testa che gli rompe il cervello. mi è venuto in mente, tipo, era Aldo, Giovanni e tipo Giacomo che esce dalla Beat. sabbia. Sì, Martellata uguale. o così, o così, oppure tipo era un pupazzo di neve, esce da un pupazzo di neve, una roba del genere. Che è quello lì che ha assassinato Roger Rabbit, che esce dal Esatto, pupazzo. Scatusce. esattamente. Vabbè. Buongiornissimo caffè. L'amante gigante è stata sconfitta e il capo della carovana decide quindi di ringraziarli e di presentarsi. Il suo nome lo terremo per la prossima volta.